Che tipo era il Semeraro? Era un uomo violento, geloso, capace di qualunque cosa. Quando dice qualunque cosa. Intendo che sarebbe stato capace di sterminare chiunque si fosse messo in mezzo tra lui e Carla. Anche Anche lei? me, certo. Ma che cos'altro potevo fare? Andare dalla polizia, magari. Carla ci è andata per 20 anni dalla polizia e l'ho denunciato tutte le volte. Che cosa ha ottenuto? Niente. Se non si fosse difesa, a questo punto il processo voi lo facevate a Semeraro. Ciao. Che ci fai qui? Vorrei vedere Matteo. Un vigliacco, dice. E allora è lecito pensare che lei qui stia recitando la parte del sant'uomo manipolato, ma invece si stia abilmente tirando fuori da un omicidio che ha premeditato. Piacere, Elio Moras. Ciao, Andrea Baldini, ma ci devo del tu? Sì, certo. Roberta mi ha detto del tuo arrivo. Ma prego, accomodati, vieni. Grazie. Siediti pure. Roberta ti ha anche detto che non ha piacere che io incontri Matteo. Ma guarda, credimi, io capisco le tue motivazioni e anzi, non ho proprio nulla in contrario, ma devi decidere Roberta. È lei la madre. Volevo spiegarti perché sono ritornato. Un mese fa ero in autostrada e ho avuto un banale colpo di sonno. Mi sono ritrovato con i ferri di un camion puntati contro. Mi ricordo soltanto lo schianto. Hai presente quando dicono che in quei momenti ti passa la tua vita davanti agli occhi in un solo secondo? Beh, è vero. Ma la mia vita era vuota, una vita sprecata. Tranne per una cosa, mio figlio. Ho rischiato di morire, ma la vita mi ha dato un'altra occasione. E non voglio buttarla via. E sono felice che Roberta abbia incontrato un uomo solido come te. Anche per Matteo, insomma. Ma adesso vorrei fare anche io la mia parte. Tutto qua. Ma è finito di rompere i coglioni con questa storia? Quando ti pago? Quando ti pago? Bruscolo? Il senso della vita è un altro. Bisogna imparare a godersela la vita. Sei sempre a pensare ai soldi. Insomma. Ma comunque poi ti ho dato 5 milioni. Che cazzo vuoi ancora? È stato uno spiacevole incidente. Io voglio i miei soldi, chiaro? Guarda, non si assoli. Una bella serata. Champagne. Io ti pago, sai? Ti pago, perché le donne io le ho sempre pagate. Lo sai? Sono signore. Basta con le cazzate, basta, le buone lei. Stai zitto! Rovini sempre tutto. Ma insomma. Sono anni che suo padre mi rompe i maroni. Potrò prendermi una soddisfazione anche. Grazie per essere venuti. Vi ruberò solo un minuto. Io ho molti impegni. Questo vuol dire che i papà sono molto importanti. Ma guarda un po'. Anche noi dell'antiterrorismo ci occupiamo di terrorismo, ma nessuno ci ha detto niente. O pensate che la talpa sia io? Ma cosa pensate? Che siamo dei coglioni che andiamo in giro a raccontare i cazzi nostri? Il tuo col cellulare? Sì, di chi deve essere? Il tuo personale? Sì. Col numero intestato a te? Col quale ci prendevi le telefonate di Tariq? Ma sei cretino. Oh, cazzo. Appena mettono le mani sul cellulare di Tariq ci trovano dentro il tuo numero. Ma come minchia si fa a essere così? E adesso che facciamo? Ci penso io, ci penso. Sta tranquillo. E come? Sta tranquillo, ti dico.